Ciao a tutti per un nuovo video. Oggi parliamo di Topolino 3438. Copertina, costina, quarta di copertina con una pubblicità. Vedete? Vediamo chi ha fatto la copertina. Allora, la copertina. Allora, la copertina è lì. Disegni di Andrea Freccero, colori di Andrea Cagol. Guardate che bella la copertina, veramente, veramente uno spettacolo, guardate, veramente bella. Leggiamo che aria tira a Topolinia. Topolino è così abitudinario, così legato alla sua routine. Oggi si caccia nei guai, quindi domani, dall'altra parte del mondo, dopodomani nello spazio e poi sul fondo degli abissi. Povera Minnie, come ti capisco, una vita decisamente ripetitiva. Ecco qua, aria bella e aria tira Topolinia. Poi vi consiglio di leggere sempre la rubrica qua di Alex Bertani, molto molto interessante, ve la consiglio. Vediamo le prime storie dell'albo. Allora, la prima storia è i magici boschi del nord. Soggetto Gabriele Panini, Giuseppe Zironi. Sceneggiatura Gabriele Panini, disegni di Giuseppe Zironi. Ecco qua la prima tavola, guardate che bella, la prima tavola. Qui è dove c'è il titolo. Ecco qua, il titolo, veramente dei bei disegni. Guardate che belle tavole, guardate che belle. Topolino è sempre bello, sia come colore, come disegni, veramente, veramente, guardate qua che tavole, guardate che belle, veramente, veramente uno spettacolo, veramente bello. Andiamo avanti, vediamo la prossima storia. La prossima storia è Zona Franca, secondo episodio. È scritto qua, allora, soggetto e sceneggiatura Alessandro Sisti, disegni di Lorenzo Pastrovicchio. Ecco qua, guardate qua che belle tavole anche di questo, guardate che belle, zona franca, veramente, veramente, guardate che tavole ragazzi, guardate, veramente, veramente belle queste tavole. Wow, guardate che belle, guardate qua, che spettacolo, il topolino ultimamente si sta dando da fare, veramente, veramente belle. Poi vediamo la prossima storia, Toiletta forzata, Miau, cronache feline. Soggetto, sceneggiatura e disegni Enrico Faccina. Ecco qua un'altra storia di Enrico Faccina, guardate che bella Enrico Faccina. Andiamo avanti, è molto corta, vediamo un po' di tavole qua, è molto corta. Poi vediamo, Paperino e il carillon. Proboscidato, scusate, Paperino e il carillon proboscidato. Allora, soggetto e sceneggiatura Rudy Salvagnini, disegni di Blasco Pisapia. Ecco qua, guardate qua la prima tavola, veramente bella. Vediamo qualche tavola all'interno. Ecco qua qualche tavola all'interno. Poi andiamo avanti, vediamo un po' altre tavole, guardate che belle.
Topolino, che carino. Sempre una lettura divertente. Poi vediamo la prossima storia. La ciurma del sole nero, terzo episodio. Soggetto e sceneggiatura Marco Gervasio, disegni e supervisione colore Cristian Canfailla. Cristian Canfailla, ecco qua, guardate qua le prime tavole, veramente, veramente belle. Vediamo qua, guardate che bello, veramente, veramente uno spettacolo. Qui c'è scritto Miraggio Cosmico, ecco qua, guardate che bello, un po' fatto come Diaboli, puntinato, guardate che bello, veramente, veramente uno spettacolo. Andiamo avanti, vediamo se c'è qualcos'altro. Vediamo un po', faccio ancora vedere qualche tavola. Guardate, veramente, veramente bello. Poi andiamo avanti, vediamo cosa c'è altro. Sai che questa sarà l'ultima storia. Sì, qua ci sono dei disegni dei bambini, guardate che bravi. Che carini questi bambini che fanno i disegni. Altri disegni, guardate che belli. Disegni dei bambini, sempre bravi. Andiamo avanti e vediamo il prossimo numero. Il prossimo numero sarà il 3439 e vi faccio vedere qua le tavole, la copertina con diverse storie, vediamo un po'. Allora, la prima storia è l'arcipelago delle tartarughe, l'arcipelago delle tartarughe, episodio 2, equivoci e guantoni, e poi c'è Pico e gli asti su misura, Topolino e l'ingombrante sgombero. Benissimo, signori. Cosa dirvi? Vi saluto, vi ringrazio, continuate a iscrivervi al canale, il canale sta crescendo, attivate la campanellina per non perdervi nuovi video, condividete con i vostri amici questo video, vi saluto, vi ringrazio e vi saluta anche Topolino. Ciao a tutti, ciao ciao!